tutto questo da cuore, perché veramente dalla cottura di 10 minuti insomma. Certo, perché è diverso. Cioè, probabilmente è questo qua. Cioè, normalmente ci vuole un bicchiere e mezzo di questo, no? Quindi dopo aver messo il pomodoro, lo spingi, ovviamente qua lo scivola perché certo. Cioè questo è il problema. E lo fai partendo da dove? Dal centro che vai uno e mezzo, vado con il bicchiere dentro, la faccio. E vai allargando. Mi faccio tanto. Anche perché ti dà anche una definizione la pizza, no? C'è la regolarità, quindi come il pomodoro, quindi è anche nell'impressione di quello che vedi. Quando vediamo che voi fate questa spirale che si va allargando, se c'hai l'occhio di capirlo è questo gioco di tacco punta a punta. Che vai facendo. Se me ne accorgo che prende l'impasto non riesci a saltare, no? Il forno, perché magari è non è la temperatura ma è una questione di impasto. Che magari improvvisamente arriva il freddo, quindi l'impasto ovviamente che un organo vivo. Si è ritratto come ci ritragliamo noi quando sentiamo freddo. Quindi tu là fai il movimento con la punta, cioè col dito, sì. Tu spingi, cioè non fai più in modo leggero, ma vai pesante, quindi vai a spingere, in modo tale che tu recuperi l'altro poco di aria che sta facendo l'impasto. C'è la stessa cosa. Quindi capiamo l'importanza di tante micro sfumature ci stanno in questa situazione. E stiamo. Ovviamente il risultato finale cioè, è ovvio, no, quello che è importante reale. Perché professionalmente dal forno uscire il prodotto anche tutte le caratteristiche, non dico standard per tutte le 600 che magari fanno una serata, però insomma è sapere, sono tutte piccolezze, sono tutte collegate una con l'altra per arrivare al giusto equilibrio, per arrivare sempre al giusto equilibrio, quindi per cercare di dare sempre a chi sta seduto a tavola, insomma, lo stesso prodotto, cioè la garanzia di avere lo stesso prodotto, che in questo caso non è sinonimo di un prodotto globalizzato oppure massificato perché lo facciamo tutti quanti uguali, ma sicuramente il prodotto che tu consumi tutti i giorni, perché sarebbe brutto che una persona da mangiare la pizza qua, un giorno la maniera, un giorno l'altro, anche se possono cambiare pizza, io le persone si provengono nella stessa scuola e se stanno da solo, stanno sicuramente dopo, diciamo così, la commissione generale ha deciso che possono stare da soli. Una micro anticipazione sul discorso del condimento quando andiamo di là. A seconda del condimento che vai devi andare a fare sulla richiesta del cliente, metti più pomodoro, meno pomodoro, di subito con più forno. Io normalmente mi mantengo sempre sulle stesse misure. Quindi il pomodoro in questo caso, questo è il mio cucchiaio personale, 1,5. Questa è la tua misura. Questa è la tua misura. Corrisponde meno male a 110-120 grammi, che poi è la misura giusta, diciamo così, per 240 grammi. Questo lo sapete. Sul fior di latte io con una sola mano riesco a prendere 40 grammi da una sola presa e vado, diciamo, normalmente con quella, magari dopo gli faccio qualche ritocchino. Tutti gli ingredienti che vanno messi sul pasto, normalmente. Normalmente si tratta del pomodoro, che è la pizza di sopra di questa, quella con il pomodoro, si mettono tutti gli ingredienti prima, quindi se ci sono i funghi, melanzane, peperoni, peperoni, qualsiasi tipo di pizza che stai facendo, la mozzarella è l'ultima cosa che si va. Poi l'olio è in ultimo il formaggio. Il formaggio, cioè la spruzzata di formaggio. Grana o pecorino? Ma come ti piace? A gusto, non c'è una regola precisa. Non c'è una regola precisa. L'importante è che sia fresco, quindi non siano prodotti che normalmente sono già grattugiati. Sì, sì, al momento. Dal tocco, lo grattugi e lo lavoro. E questo sta qui, soprattutto per una questione di gusto. Certo. Vediamo che sia pecorino romano tocco, sia grana padana, sia parmigiano reggiano. Magari questa è la tua espressione che dai alla tua pizza, non quindi al tuo gusto personale. La mozzarella, diciamo così, viene dopo tutti gli altri condimenti. Poi basilico, olio, formaggio. In modo tale che il formaggio, visto che si distribuisce insomma, su tutte le cose che ovviamente hai messo sulla pizza. Questo diciamo è la tecnica. Perché se tu metti un ingrediente, per esempio, tipo le melanzane, insomma, dopo la mozzarella,
cottura comunque a un fondo molto alto, ovviamente si stanno brutti, cioè, poi è brutto vedere sta mozzarella su tutta questa roba sura. Invece se fai due pizze praticamente comunque, prima con i funghi, ti faccio un esempio, la mozzarella, poi farata e metti la mozzarella con i funghi, vedrai la differenza. Cioè, io non compromette niente sì. Nel risultato finale che vai a mangiare. È estetico. È un fatto estetico. Di come sai presentare la parte di presentazione. Okay. Io ho una mia cosa, quando faccio soprattutto con le verdure, sì. Metto un poco di mozzarella, la verdura, e poi la ricompleto con la mozzarella. Fermo restando che non compromette niente quando abbiamo appena reso. Può compromettere solo una cosa, che la mozzarella, per le temperature molto alte del forno, tipo alla napoletana, stando troppo sotto, non riesce a sciogliersi. Ah, sì. Okay. Quindi perciò va messa sempre su. Okay. Anche perché poi la fate diventa tutti insieme, poi le cose che hanno messo su, no? Stando sì, su, sì. Si scioglie. Si amalgama il tutto. Credo che sia più, credo giusto o corretto. Fanno la base, no? Giusto, non c'è niente. Pure perché parliamo sempre dell'espressione della pizza napoletana, è così, ma parliamo di 99% dei casi, quasi tutte le pizze, la base è la margherita, no? Certo. Ok, quindi poi la possiamo chiamare boscaiola, la possiamo chiamare ortolana, la possiamo chiamare champignon, però diventa una margherita nell'elaborazione della margherita. Quindi è giusto che poi nell'aspetto visivo finale come le zanne peperoni sia da accompagnamento a tutti questi, ma la presenza finale deve essere una margherita, no? Se facciamo una marinara invece il discorso è naturalmente io non so se secondo me è giusto farli fare parte da qua, anche se lo stiamo già facendo oppure... Vabbè, magari così dopo chi vedrà sulla mente ma non riesce a intuire il discorso di... Non è intuire perché non c'è interazione magari. Sì, certo. Ok. Essendo che quello è un punto della pizza, secondo me, che non c'è molto da spiegare, ma quello è il punto dove ti piani per arrivare a quei livelli, devi molto osservare. Quindi devi osservare qualsiasi movimento, perché oltre a le sue esperienze, di saper fare, di saper scegliere, là c'è molta tecnica. C'è molta tecnica perché in pochissimi minuti dovrai preparare 5 pizze, che sono spesso e volentieri 5 pizze diverse, e hai pochissimo tempo a disposizione. Quindi là c'è bisogno della tecnica, oltre della preparazione, voglio dire, questo per tornare al discorso che facevamo, sì, per dire a questa tavola, tu mi avevi detto, stati zitto e osserva, cioè, dopo ti rispondo. Quindi questo è riferito, sta dicendo proprio questo di chiuso, cioè ci vuole tempo per capire perché si fanno determinati condimenti in quella maniera. Ma addirittura un'altra cosa, se adesso facciamo un video che durerà un po' di tempo, un'altra cosa principale da osservare è il punto di partenza di ogni pizza. Esempio, se io devo condire 4 pizze, voi vedrete la differenza di dove io posizionerò le pizze, in base agli ingredienti. Perché tra la prima che sta al centro, ok, consideriamo i 4 spicchi del forno, ok? Quindi la prima va dopo la linea, subito dopo la linea, o al massimo il 20-25% sulla linea, quindi abbiamo corrispondenza del fuoco. La seconda va dietro, la terza al centro, la quarta dietro. Quindi se io ho da fare margherita capricciosa marinara, margherita capricciosa marinara, ritiro. Ok, esempio. Aspetta. Questo è il forno, no? Esatto. E sono 4 spicchi praticamente di... Quindi la prima pizza va qua. Dove c'è il forno? Il fuoco? L'ingresso è qua.
fuoco qua, ok? Quindi l'ingresso è questo. Io la prima pizza entro la metto qua, questa è la X, giusto? La seconda qua, la terza qua, la quarta qua. Se c'è una quinta qua. Ok. Io che sto al banco, che preparo le pizze, faccio un esempio, marinara, margherita, funghi, capriccio, sortolano. Quindi diciamo da una che cuoce subito a una che cuoce lentamente. Più meno veloce. Ci vuole più tempo, più ingredienti, sì. Quindi ha più umidità, quindi la pizza ha bisogno di asciugarsi di più. Allora, se io ho 5 ortolane, gliene faccio 3 inizialmente. Poi ne faccio altre 2, sì. Perché magari lui con 3 riesce a gestire tutto il forno e riesce a farmi asciugare l'ortolana in modo migliore. Ma se in questo caso la posso fare, quindi faccio margherita, capricciosa, marinara, funghi, no scusa, mi avevano detto margherita, funghi, marinara, capricciosa e ortolana. Quindi sul banco avrò margherita. Cioè io mentalmente devo capire, margherita perché ho la prima, no? Che si chiama? Tu devi già vedere già gestire questo dentro al forno, ok? Quindi margherita, capriccioso, marinara. Chi lo fa questo? Il primo, quello che stende o quello no, che quello sta quello che stende destra? Mi dice margherita, marinara, champignon, capriccioso, ortolano. Quindi è chi sta a destra che fa tutto? Io che sto qua, che sto al condimento delle pizze, una frazione di un secondo al massimo, già ho deciso come devo fare. Quindi parte prima la margherita, poi può partire pure la capricciosa, perché comunque sta nell'angolo, o quella con i funghi, o al centro del forno, quindi a temperatura altissima, faccio partire la marinara, poi faccio partire le altre due pesanti, quindi capricciosa e ortolana. Perché le pesanti le metti a temperatura più bassa in modo perché che hanno tempo di sfogare. Perché hanno modo di sfogare. Ci stanno 50 gradi di differenza, se non per più. Perché in quel modo è il modo di sfogare l'umidità. Questo è il concetto. Hai più tempo per farla sfogare. Per asciugare la pizza, per cuocere bene con la pizza. Perché è bene che si deve cuocere da un minuto e 15 minuti e 20. Ma quei 20 secondi che ovviamente rimane in più nel forno fanno la differenza. Fanno la differenza. Ma chi condisce? Te le devi preparare prima tutte e 5 oppure, come avevi detto tu prima, a seconda di sempre di quello che fai, ne fai 3 e quindi 10 e 5 in questo caso. Io decido tutte e 5. In questo caso perché le puoi iniziare da un affianco, ovviamente, magari non ha una grande preparazione, farebbe l'errore che mi chiami 5 ortolani, non le faccio, ne faccio 3. Ok. Avendo tutte e 3. O se ne possono fare pure tutte e 5, però dipende il forno come sta lavorando. Se sta lavorando a una temperatura altissima, magari è proprio una zappa, fammi dire. Anche perché tu distruggi alla persona che sta vicino al forno, perché dovrà mettersi talmente di impegno e quella capacità, cioè deve, lo fai sprecare un sacco di energie. Ma magari ci riusciamo a fare, non è che ci riusciamo a fare. Diciamo, però se nel 95% dei casi tu hai anche quel modo di gestire questa situazione. Queste cose vengono spiegate ai pizzaioli piano piano, un po' alla volta. Qua. Perciò ecco, nella considerazione della nostra pizzeria tu hai comunque diciamo così l'opportunità, inizi con la pizza da membretto, piccolina, quindi inizi a mettere le mani su un impasto che non è un impasto diretto ma è un impasto con riporto, che comunque ha più umidità, quindi inizi praticamente ad avere più una definizione nelle mani, perché è un impasto che praticamente non facilmente riesce a... Pausa. Sì,